In questo bellissimo pomeriggio soleggiato abbiamo raggiunto Abbadia Lariana e insieme visitiamo un autentico gioiello, il Civico Museo Setificio Monti. E incontriamo Carla Ardis, operatrice museale. Ciao Carla. Ciao Katia e benvenuti nel nostro museo. La particolarità di questo museo è che è ospitato tutt'oggi in quello che era l'antico torcitoio, quindi l'antica fabbrica per costruire la seta, costruita da Pietro Monti, un filatore della bassa Lombardia, nel 1818, quindi siamo a 200 anni. Quello che oggi è il museo ha continuato a produrre seta fino agli inizi del Novecento, quando poi, per diverse ragioni legate anche all'economia, purtroppo la fabbrica ha dovuto chiudere. Nella vecchia filanda che è ospitata in questo stesso complesso, in questo stesso cortile, si impiantò in quel momento una fonderia e questa fu la fortuna del nostro torcitoio, che venne usato come magazzino e quindi mantenne tutti quelli che sono i suoi arredi e la sua struttura produttiva. Alla fine degli anni 70 il comune ha deciso di recuperarlo come museo e dopo un lungo processo di restauro, finalmente nel 1998 il museo ha aperto le sue porte. Carla, insieme a te adesso vedremo un autentico gioiello, un'autentica meraviglia che è frutto dell'ingegno umano, vale a dire il torcitoio da seta. Vi accompagno a vedere il nostro gioiello. Sono davvero curiosa, andiamo. Ed eccolo qui il torcitoio circolare a funzionamento idraulico. Esatto, era una fabbrica ecologica fin da allora, infatti il torcitoio veniva azionato grazie ad una ruota idraulica oggi all'esterno del museo che sfruttava l'acqua della Roggia dei Mulini, una derivazione del torrente Zerbo, che è ancora oggi il torrente di Abbadia, che passa attraverso Abbadia. La ruota idraulica faceva muovere tutto il torcitoio, è uno tra i torcitoi più grandi che si è conservato, infatti è alto 11 metri. Quindi diciamo l'intero edificio cresce attorno al torcitoio, si sviluppa per 4 piani e ha un diametro di 9 metri. In queste dimensioni venivano ospitati 972 rocchetti e il compito del torcitoio era quello appunto di torcere il filo da seta, cioè attorcigliarlo proprio su se stesso per renderlo più resistente. Ovviamente utilizzando la forza dell'acqua il torcitoio lavorava giorno e notte, era un lavoro continuo, la produzione della seta era una delle produzioni maggiori del nostro territorio lariano e questo era sicuramente un grande macchinario. Immagino che soprattutto i più piccoli, quando giungono in visita al Museo Setificio Monti di Abbadia, siano assolutamente estasiati. Esatto, diciamo che è impressionante un po' per tutti, anche perché dall'esterno probabilmente non si riesce a comprendere che cosa poi l'interno effettivamente nasconda. E soprattutto è meraviglioso vedere come funziona, è tutta una questione di ingranaggi, l'intero torcitoio è quasi tutto in legno, salvo alcuni piccoli elementi, e funziona appunto per trasmissione meccanica del movimento da una componente all'altra. Abbiamo raggiunto il piano superiore, qui altri attrezzi. Esatto, qui sono le sale dove la seta
una volta tolta dal torcitoio, veniva poi preparata. Il filatoio Monti produceva matasse di seta, quindi la parte dei filati non avveniva in questo edificio, ma addirittura avveniva probabilmente dall'altra parte del lago. Qui abbiamo un po' di attrezzi che servivano appunto per la fase successiva della lavorazione. Per esempio abbiamo la croce da matasse che serviva per tenere tesa la matasse e quindi evitare che la seta si ingarbugliasse, oppure il tornello che serviva per intrecciare le matasse di seta e quindi, diciamo, risparmiare spazio e poter spedire più seta in una sola partita. Abbiamo raggiunto l'ultimo piano del Museo Civico Setificio Monti di Abbadia Lariana. Altri oggetti, altre attrezzature esposti? Sì, qui facciamo un po' un salto indietro nella lavorazione della seta. Qui infatti abbiamo quelli che si chiamano telaini semebachi. Sono questi piccoli telaini con cui le uova di baco da seta arrivavano dall'Oriente. Ovviamente la seta è una produzione che fin dalle sue origini è orientale. Per dare un'idea delle dimensioni, in un telaino grande così ci stavano fino a 20.000 uova di baco. L'arrivo delle uova dall'Oriente permise all'industria serica di non morire nella seconda metà dell'Ottocento, quando i bachi da seta di questa zona vennero colpiti da una malattia. E poi un ultimo locale, sempre visitabile, che cosa è conservato lì? In quest'ultimo piano abbiamo una piccola collezione etnografica che è stata donata al museo dal pittore Ezio Moioli, il pittore di Olcio, e recentemente abbiamo recuperato in realtà un'altra stanza, anche grazie al lavoro di alcuni volontari che collaborano col museo, che abbiamo dedicato proprio all'allevamento del baco da seta, quindi ci sono diverse foto che ci permettono proprio di seguire come la seta nasce. La nostra visita si conclude qui all'esterno perché c'è un altro pezzo assolutamente da commentare. Esatto, questa era appunto la grande ruota idraulica, una delle due ruote idrauliche che azionavano il torcitoio che abbiamo visto all'inizio della nostra visita. L'acqua arrivava passando al di sopra di quelle mensole di pietra che sono posizionate lì e azionava entrambe le ruote contemporaneamente, permettendo a due macchine di poter funzionare. Dobbiamo invitare ovviamente i telespettatori, i cittadini della Lombardia a raggiungere Abbadia Lariana, a conoscere anche questo museo. Quando è possibile? Il museo è aperto 3 pomeriggi a settimana, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno. Poi ovviamente ci trovate, abbiamo il nostro sito internet, siamo presenti su Facebook e su Twitter, quindi potete rimanere aggiornati anche in caso di eventi speciali e potete contattarci per eventuali esigenze, per esempio anche per i gruppi, accettiamo anche prenotazioni al di fuori degli orari consueti di apertura. E ovviamente anche le scuole sono più che benvenute, abbiamo anche dei piccoli laboratori per i bambini per provare anche loro a torcere il filo di seta. Passato capoluogo politico e religioso della Valsassina, Prima Luna ha legato la sua storia alla famiglia della Torre, di cui si conservano nell'antico borgo alcuni portali con stemma, nonché torri e varie interessanti testimonianze, in parte custodite nel museo del paese. Il polo espositivo, attualmente in fase di ristrutturazione e prossimo alla riapertura, raccoglie oggetti della vita contadina e della quotidianità tra fine 800 e primo 900, attraverso la ricostruzione di alcuni ambienti tipici della casa. Ma un altro luogo assolutamente da non perdere a Prima Luna è la suggestiva Galleria Nuovo Ribasso, parte moderna della miniera di Barite situata in frazione Cortabbio e aperta ai visitatori.
Tutto iniziato nel 1860, 200 metri di quota più in alto rispetto a noi, man mano scendendo per sottolivelli, con metodo di estrazione, di coltivazione minerale, sono arrivati nel 1980 a realizzare quest'ultima galleria e è stata utilizzata fino a giugno 2012, quindi è una parte modernissima proprio che rispetta gli schemi ancora attuali del giorno d'oggi. Dai 3 anni compiuti in su possono entrare tutti con capacità motorie, ma tra 2-3 mesi al massimo sarà possibile l'accesso anche ai disabili motori grazie a un carrellino con un allestimento speciale dedicato appunto alle carrozzine. E in più anche un percorso per non vedenti in sotterraneo che prosegue poi all'esterno in ambito ambientale e geologico per la conoscenza delle realtà sotterranee e della vita del bosco. La visita è una visita assolutamente guidata, tutte le domeniche dell'anno noi siamo aperti, agli orari prestabiliti che sono le 10:30, le 2:30 parte il giro anche con un'unica persona, non c'è problema, con un gruppo massimo di 30 e si fa la visita di 1:30 percorrendo questi circa 2 chilometri di gallerie con tutte le varie spiegazioni della vita un po', di quello che potevano essere i tempi, le fatiche anche dei minatori, anche se in epoca moderna con i macchinari moderni. Il parco minerale dei Resinelli risale più o meno a metà del 1500 ed è stato utilizzato fino al 1958 con dei metodi completamente diversi, manuali, quindi con molto più fatica, con tempi più lunghi, con forme completamente diverse. E questa invece, appunto, come dicevo, è una parte moderna e quindi completa quella che può essere, diciamo così, la conoscenza, la didattica, la parte didattica di tutto quello che sono 500 anni di storia mineraria. Invitiamo a visitare entrambe le miniere, entrambe le realtà, perché sono completamente diverse. Chi volesse informazioni, sul nostro sito www.umines.com trova le informazioni sia dei piani Resinelli che di Prima Luna, i laboratori che proponiamo alle scuole o comunque a gruppi, come fare a prenotare, dove ci trova, il luogo e tutto quanto. Addirittura c'è la possibilità di vedere una parte in visita virtuale a 360 gradi di tutte le miniere visitabili. È una visita molto interessante, molto particolare. Novità del 2018 è la visita virtuale, una realtà immersiva, grazie ad un visore potete percorrere tutto quello che è stata la storia di questa miniera, ovvero dalla parte superficiale, da dove è iniziato tutto nel 1860, attraversare i vari livelli fino ad arrivare a questo che invece è, diciamo così, visitabile realmente, fisicamente. E inoltre quest'anno verranno allestiti degli scivoli a scopo ludico ovviamente, uno in esterna che collega il piazzale della biglietteria col piazzale del parcheggio di circa una 30 metri per giocare e divertirsi e uno in sotterraneo più breve ma assolutamente molto 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 ripido, quindi molto emozionante, anche perché è in sotterraneo, quindi una situazione molto particolare. Cari amici di Teleunica, cari telespettatori, benvenuti a Bulciago da parte dell'amministrazione comunale che rappresento in veste di vice sindaco e assessore alla cultura. È oggi un piacere per noi ospitarvi qui nel piccolo museo della tradizione contadina di Bulciago, un piccolo luogo speciale da scoprire, da vivere, dove rendersi protagonisti. Il piccolo museo della tradizione contadina di Bulciago nasce da un'idea culturale, storica, di passione per il nostro paese, per il nostro comune, dell'amministrazione Egidia Beretta, di cui già facevo parte in veste di assessore alla cultura. Questo spazio negli anni era diventato un rudere, un fienile nel tempo. Inizialmente si dice che fosse la prima casa parrocchiale e infatti ci troviamo dinanzi alla chiesa dei Santissimi Cosmo e Damiano. La scelta era lasciar cadere tutto oppure recuperare questa proprietà parrocchiale e trasformarla in un luogo del ricordo, della memoria,
un luogo che però non fosse semplicemente un museo a porte chiuse dove lasciare spazio a ragnatele polvere, ma uno spazio da vivere, dove presentare iniziative, dove far conoscere ai bambini, ai cittadini, quella che è la storia, la cultura del nostro paese, del nostro territorio, e dove soprattutto portare tutte le iniziative culturali importanti per la nostra amministrazione e per il nostro paese. È visitabile in qualsiasi momento, ovviamente essendo gestito con volontari che ci aiutano a tenerlo aperto, a tenerlo pulito. Abbiamo creato, realizzato un sito, c'è anche una pagina social con un indirizzo mail dedicato dove noi chiediamo di scrivere di modo che in qualsiasi momento possiamo aprire il piccolo museo. Colgo l'occasione per dire che è un museo dove ospitiamo mostre, serate culturali, serate di poesia, serate di musica, tutto ciò che insomma richiama le persone a ritrovarsi per fare cultura insieme dal vivo e non solo sui social e sui mezzi di comunicazione moderni. Questi attrezzi che usavano in agricoltura erano dei miei nonni e io li tenevo, ne avevo il doppio, ma quando sono partito militare io, i miei fratelli metà li hanno, diciamo così, distrutti e io sono rimasto male, se no ne avevo il doppio. Io ho cercato di accontentare il più possibile il comune che ha organizzato questo locale, le sedie che ci sono antiche e le aveva costruito mio nonno, perché lavoravano la terra, erano agricoltori, però d'inverno c'era poco lavoro e allora si arrangiavano a aggiustare le sedie. Ogni tanto mi ricordo, mi viene in mente e se passo lo guardo una volta in più. Ci terrei, vista l'occasione, a ringraziare in particolare alcune persone che hanno reso possibile la creazione e la realizzazione di questo spazio per noi magico, dove davvero invito tutti a provare un'esperienza sensoriale forte, in particolare il signor Giuseppe Amedeo Maggi, che ci ha donato gran parte degli oggetti qui esposti e che ogni volta arriva con qualcosa sempre di nuovo. Tutti gli altri cittadini che ci hanno donato altri oggetti del nostro passato, dei nostri nonni, che raccontano vita vera vissuta nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Il lavoratore di pubblica utilità Daniele Membrini, che durante il suo periodo di mobilità si è reso disponibile come volontario per il nostro comune per curare gli accessori e quindi andare a dare del lubrificante, a sistemarli, a curarli, perché aveva proprio la passione per quelli che sono gli oggetti di una volta. E in particolare un ringraziamento a nome anche del mio sindaco Luca Cattaneo al consigliere Corsaro Nicola, che è la vera anima di questo spazio, colui che davvero con passione rende tutto ciò possibile. Un ulteriore ringraziamento speciale poi ad un altro cittadino che con noi come amministrazione comunale collabora durante tutto l'anno in veste di volontario, il signor Angelo Gamba, che ha donato delle opere che sono esposte qui, delle sculture, e che tutti gli anni ci invita, aprendo le porte della sua casa museo, chiamiamole così, per ospitare la mostra presepiale nel periodo natalizio e nel periodo pasquale, che ovviamente colgo l'occasione per invitarvi ad andare a visitare. Ho una piccola parte dentro il cuore, diciamo, in questo piccolo museo, perché così, avendo fatto tanti anni fa questa modesta opera che racconta un po' il calendario dei contadini, quindi dalla primavera fino all'inverno, che era quello che scandiva la loro vita, penso che era inerente proprio al tema di questo piccolo grande museo. Ho donato alcuni piccoli oggetti di quello che era dei miei nonni, dei miei bisnonni, tipo il letto in ferro, un tavolo, altre piccole cose che logicamente
raccontano o perlomeno vogliono raccontare la storia a chi vuole ascoltare, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Questo è portarampola in porcellana, che allora si usava la porcellana, cioè non c'era ancora la plastica. Come isolamento della corrente elettrica c'era la porcellana. Le ho tolto dalle case vecchie dei nonni. Lo consegno alla signorina Raffaella, che è vice sindaco e poi vedo che si impegna molto per il comune di Burciago. Grazie. Ecco, prego. Grazie. La Casa Museo Tre Tetti di Sertori è tra i pochi musei al mondo espressamente dedicati all'intreccio dei linguaggi d'arte. Arte del paesaggio, arte della luce, architettura, scultura, pittura, design si intrecciano senza confini con la poesia e la musica, fino alla spazializzazione dei suoni, costruendo un unicum dove il vero protagonista è il metalinguaggio che le unisce. Il museo si apre al tramonto, quando sulle ombre della sera le sculture luminose cominciano a ritagliare il paesaggio notturno che l'artista Giorgio Riva ha ideato per questo dosso del parco di Montevecchia. Le luci di Milano, le stelle e quando c'è la luna fanno parte del componimento. E poi i versi di Dante, di Omero, del Pierrot di Schoenberg, oppure voci, note e rumori con cui l'autore traccia tra le fronde dei boschi traiettorie acustiche in una pienezza avvolgente di sensazioni multisensoriali. Una trama di percorsi, ciascuno dei quali è costellato di segni, forme e simboli che la mano dell'artista ha decostruito e sottratto ai codici abituali. Il progetto architettonico dei Tre Tetti risale al 1969. Le prime sculture, la siepe a catenaria, sono degli anni 90 e la prima mostra di sculture luminose del 2005. Dal 2012 mostre e concerti si susseguono ogni estate. Nel 2015 la Casa Museo I Tre Tetti entra a far parte del sistema museale della provincia di Lecco, un luogo magico che propone con purezza di forme e bellezza di immagini un approccio semplice alle concezioni spaziali più complesse. Si conclude il nostro viaggio attraverso i musei della provincia di Lecco. Siamo con Anna Ranzi, responsabile, coordinatrice del sistema museale, un patrimonio davvero importante da scoprire e riscoprire. Sì, perché il sistema museale della provincia di Lecco accoglie 32 musei, tra l'altro che hanno caratteristiche diverse, che sono di varia tipologia, per cui abbiamo musei etnografici, musei storico-artistici, musei dedicati al lavoro, musei naturalistici e sono ad oggi 32 e svolgono varie attività insieme ed è questo proprio lo scopo del sistema, condividere progetti e obiettivi. Tra le varie attività ne ricordo solo alcune che si sono svolte recentemente, che sono per esempio la realizzazione dei cosiddetti Simple Ways, itinerari storico-artistico-culturali, nel territorio della provincia di Lecco, che partendo dai musei interessano i luoghi di interesse storico-artistico o paesaggistico o architettonico di tutto il territorio provinciale. Un'altra iniziativa
altrettanto importante è stata quella di realizzare un intervento conservativo con tutti i 32 musei del sistema museale, grazie al supporto della scuola AFOL di Meda, si dedica al restauro degli oggetti lignei. E per ultimo, il progetto che oggi ci sta più a cuore e vogliamo promuovere è un progetto intitolato Piccole Ali, che è dedicato alle scuole, ma a un particolare settore delle scuole. Interessa soprattutto i bimbi, i piccoli, perché già avevamo una guida del sistema museale dedicata ai singoli musei e che affrontava il tema della didattica. Nello specifico, invece, questo progetto è rivolto veramente ai più piccoli e alle famiglie. Ora parliamo del progetto Piccole Ali con l'ideatrice Cristina Melazzi, che ha realizzato questo progetto assieme al sistema museale della provincia di Lecco. Vogliamo entrare più nel dettaglio? Abbiamo pensato che a invitare i bambini direttamente a conoscere e scoprire i musei della provincia dovevamo avere qualcosa che richiamasse il paesaggio, la leggerezza e anche un po' le ali della fantasia che i bambini hanno come loro tesoro. Così abbiamo pensato di affidare a degli uccelli che sono presenti nella nostra provincia, nel nostro territorio, il compito di guidare i bambini alla scoperta dei musei del nostro territorio. È nato questo libretto che nasce come una guida volante, appunto, quindi senza pretese di essere esaustiva, ma proprio come invito facile e attraente per i bambini a scoprire i musei. E c'è anche un gioco. Sì, abbiamo abbinato a questa guida volante anche un piccolo gioco. Individuo proprio i musei come se fossero tappe di ristoro, luoghi dove trovare qualcosa di buono. E quindi per questo sono gli uccelli a guidare i bambini, perché loro dall'alto, nella loro visione dall'alto, riescono a individuare delle tappe, gli esperti le chiamano siti di stopover, delle tappe dove fermarsi e ristorarsi, guidati da questi uccellini, che sono uccelli presenti nel territorio, la baglia nera, il nibbio, il martin pescatore e il merlo acquaiolo. Migrazioni, fra pochi giorni sarà il 21 di marzo, inizierà la primavera. Ah sì, c'è questa coincidenza che secondo me vale la pena così sottolineare. Proprio le date in cui promuoveremo la manifestazione del sistema museale a Lavello, forse ci sarà l'arrivo anche delle rondini. E proprio il Lavello è uno dei siti che secondo l'Università Bicocca di Milano vede un ritorno delle rondini e dei balestrucci. E con Eleonora Massai del Servizio Civile Nazionale, responsabile della segreteria del Polo Museale della provincia di Lecco, parliamo anche dei prossimi appuntamenti. Ricordo il 24 e il 25 marzo presso il Monastero del Lavello promuoveremo l'iniziativa Piccole Ali, proprio rivolta ai bambini e alle famiglie e anche agli insegnanti. E ricordo anche il sito del nostro sistema, sistemamuseale.lecco.it, e la mail per qualsiasi dubbio o informazione, sistemamuseale@provincia.lecco.it. Entriamo più nel dettaglio del programma, delle giornate. Allora, precisiamo che il 23 marzo la giornata è dedicata a tutte le scuole che invitiamo a partecipare e tutti e tre i giorni sarà possibile provare dal vivo il gioco Piccole Ali. Inoltre, in tutte e tre le giornate si potrà provare dal vivo il gioco Piccole Ali e alcuni musei proporranno i loro laboratori al quale tutti potranno partecipare. E c'è anche un premio fedeltà per chi raggiungerà tutti i musei della provincia di Lecco. Vedete, all'interno di Piccole Ali c'è il passaporto dove si possono apporre i timbri delle singole strutture. Chi le completerà tutte riceverà anche un simpatico omaggio.